Buongiorno a tutti. Ieri sera abbiamo fatto del pesce al forno e, strano ma vero, direte voi, ne è avanzato un po'. Effettivamente erano delle balene che avevo preso. Ora, come riutilizzare il pesce avanzato? Innanzitutto pulitelo subito immediatamente, spinatelo, toglietelo dalla pelle, dalle lische, le teste e conservatelo così. Si può mangiare semplicemente scaldato in un attimo in microonde con un goccio d'olio, delizioso, oppure potete fare quello che intendo fare io oggi, ovvero sia fare dei ravioli di pesce. Adesso vi faccio vedere gli ingredienti. Ingredienti. Partiamo ovviamente dal pesce. Come vi dicevo, ho provveduto subito ieri sera a spinare, a squamare, a togliere le lische, le teste. Pertanto è qua bello pronto. Prima ho preparato della pasta usando della semola di grano rimacinato e delle uova. Praticamente ho messo 12 uova per un chilo di farina. Useremo delle patate, della ricotta molto fresca, sono andato a prendere apposta questa mattina, dell'erba cipollina fresca, se l'avete fresca molto meglio, ma non disdegnate assolutamente l'uso delle erbe secche, fresco è meglio, però se al limite secche va bene lo stesso, un po' di sale, dell'immancabile pepe e un po' di olio extravergine d'oliva. Questi sono gli ingredienti. Mentre la pasta riposa, ricordatevi sempre di far riposare la pasta dopo averla fatta, ho spezzettato per bene il pesce con una forchetta e ho lessato le patate permettendomi di tagliarle a tocchetti per farle lessare più in fretta, anche perché ci serviranno semplicemente spezzettate da amalgamare con il pesce, la ricotta, l'erba cipollina, poi regolare con un po' di sale, pepe e olio per fare la farcitura dei nostri ravioli. Quindi partiamo da un po' di patate, un po' di ricotta, un po' di erba cipollina, fino a creare una farcitura della densità voluta. Il tutto da lavorare rigorosamente a mano, diffidate dall'utilizzo di mixer perché farebbero una poltiglia, mentre invece è giusto che sia il pezzetto di pesce o il pezzetto di patata che si senta poi all'interno della pasta del raviolo. Ecco qua, abbiamo creato la nostra farcitura facendo tutto quanto a mano, rigorosamente, aiutandoci anche con uno schiacciapatate a mano, certo, e abbiamo ottenuto una consistenza di questa farcitura che adesso vi faccio vedere. Vedete? E piuttosto non si attacca alle mani, si può ben maneggiare, perché dovrà andare poi nel ripieno. E ovviamente tutto va a gusto, nel senso che si possono mettere più patate, meno patate, più formaggio, a seconda di quello che preferite. Io l'ho realizzata così. Adesso andiamo a stendere la pasta. Ecco la sfoglia stesa, ben sottile al punto giusto, e adesso utilizzeremo questo comodissimo strumento per creare i nostri ravioli. Allora, lo si appoggia sul bordo, lo si ruota, ecco qua. Si ottengono dei cerchi, adesso aspettate, ecco qua, si appoggiano sopra a questo strumento, si mette qua dentro la farcitura e poi si piega così e schiacciando si sigilla il tutto. Ed ecco il raviolo pronto con tutta la sua bella decorazione zigrinata intorno. È veramente comodo, vi consiglio di procurarvelo, io ce li ho in tre misure diverse, da questo che è il più piccolo a quelli anche molto più grandi. Ok, a questo punto non resta che fare tutti i cerchi, prepararli, riempirli di farcitura e poi sigillarli. Ora vi faccio vedere come si usa lo stampo per i ravioli. Si prende un disco di pasta che abbiamo tagliato prima, lo si depone qua al centro, si fa un cilindretto di ripieno, deve essere piuttosto piccolo perché non sia eccessivo, vedete, circa un paio di centimetri. Lo premiamo un attimo al centro, dopodiché si chiude, si schiaccia ed ecco qua, si stacca il raviolo pronto perfettamente da mettere a posto con gli altri e si prosegue così fino a quando non si è esaurita la pasta o il ripieno. Ecco i ravioli formati, distesi sui loro vassoi, con sotto una carta forno di modo tale che non si attacchino, con sopra un po' di farina. Adesso sono pronti per essere o degustati, fatti bollire in acqua e poi conditi semplicemente con un'emulsione di acqua e burro per evitare che si arricci la pasta. Poi farò vedere come. Ravioli calati nell'acqua bollente, qualcuno chiaramente si è un pochino aperto, è uscito un po' di ripieno, pazienza, normalissimo.
pentola di fianco, padella di fianco, con del burro semplicemente sciolto che allungheremo con un po' di acqua di cottura della pasta per lucidare semplicemente i ravioli che poi vi farò vedere impiattati. Ecco i ravioli impiattati, dopo averli passati nel burro diluito con un po' di acqua di cottura della pasta per evitare che si arriccino. Poi li abbiamo messi in piatto e decorati con un po' di scorza di limone grattugiata e erba e cipollina fresca. Eccoli qua. Buon appetito a tutti!